tutti questi anni ho avuto sempre una vita normale, vado al lavoro, esco con le mie amiche, vado con la mia hand bike e riesco ad andare su per le montagne e mi dà la libertà di stare in mezzo alla natura. Ciao a tutti, mi chiamo Daniela Prescian, sono nata a Rovereto di Trento, una zona stupenda dove c'è tanto verde e puoi raggiungere qualsiasi parte di una montagna e vedi caprioli, vedi scoiattoli, vedi qualsiasi animale libero e felice perché la natura è la cosa principale che ti dà la libertà. All'età di 8 anni mi hanno diagnosticato una malattia rara che si chiama neuropatia sensitiva di Charcot. È una malattia che prende soprattutto i nervi delle gambe. Questa malattia per me non è stato un ostacolo, anzi ho sempre cercato di andare avanti e di tenermi forza. In tutti questi anni ho avuto sempre una vita normale, vado al lavoro, esco con le mie amiche, vado con la mia hand bike, che è la mia bicicletta, che si pedala con le braccia ed è stata veramente una fortuna perché sono ritornata sulla sella e riesco ad andare su per le montagne e ho una passione veramente, veramente forte e mi dà la libertà di stare in mezzo alla natura. È da circa 2 anni io e mio marito che stiamo cercando di mettere in atto il nostro progetto che si chiama Dani Oltre Project per sensibilizzare questa cosa qua anche per altre persone sulla sella carrozzina, perché non è che vuol dire stare sulla carrozzina non puoi far niente, anzi puoi fare qualsiasi sport, però questo sport che si chiama hand bike ti dà la libertà di provare nuove sensazioni e di vedere dei posti magnifici in cui non riesci ad arrivarci. Aria Wills l'ho conosciuta tramite social e quando ho visto che era qui a Vicenza, vicino presso poco a casa mia, allora ho preso subito un appuntamento e sono venuta qui appunto con Stefano e Marco per progettare la carrozzina fai da me. E devo dire che sono molto soddisfatta. È da circa 3 anni che ho questa bellissima carrozzina che è Aria 2.0. Ha un design veramente particolare, stiloso e molto giovanile. Come materiale è veramente leggero. Sicuramente questa carrozzina la terrò fino a che non si distruggerà. Settimana scorsa ho visto il nuovo video di Speciale e mi ha incuriosito tantissimo. Infatti vedo l'ora di provarla, di sedermi sulla carrozzina per poi vedere le misure e tutto quanto per customizzarla come piace a me, il colore e tutto, infatti non vedo l'ora. Vorrei salutare tutti quanti, grazie mille, è arrivata la carrozzina. Mamma che bella! Stavo, posso?